Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, oggi a grande richiesta vi faccio il video review della palette Dreamy 2 di Nabla. Vi dico a grande richiesta perché giusto poco fa vi ho messo un sondaggio su Instagram e le scelte che avevate per le prossime recensioni appunto erano 4. La Dreamy 2 di Nabla, la Feline Dreams di Neve Cosmetics, la Finding Treasure di Peter Hack, quindi la meravigliosa nuova palette che comunque vi mostrerò a breve, e infine la Sassy Collection di Mulac. Fra queste 4 ha vinto a mani basse la Dreamy 2 di Nabla, che in realtà io avrei voluto recensirvi tra qualche giorno quando mi arriveranno anche i rossetti della collezione che ho acquistato, ma Vox Populi vince sempre e quindi eccomi qua a farvi la review della Dreamy 2 di Nabla. La Dreamy 2 nasce per celebrare l'uscita della più famosa e iconica palette Dreamy di Nabla, che è questa, che è uscita, se non erro, ormai 2 anni fa, correggetemi se sbaglio, ed è stata tra le palette più amate e forse lo è ancora del brand. Questa era la Dreamy e ora vi mostro la nuova sorellina, che è appunto la Dreamy 2 The Mystic Palette, tutta ispirata ovviamente alle costellazioni e pianeti, ma in questo caso anche al mondo dei tarocchi. Tutta la collezione è ispirata un po' da questo tema e la palette all'interno si presenta in questo modo. Contiene delle colorazioni molto particolari e molto molto belle. Vi dico già da subito che secondo me non si tratta di una palette completa, nel senso che utilizzando solo lei difficilmente si riesce a creare un look completo. Vi mostro le 2 palette affiancate, quindi ecco la vecchia Dreamy e la nuova Dreamy. Sicuramente ci sono delle colorazioni che vengono richiamate tra entrambe le palette e mi riferisco in particolare a quelle delle tonalità violacee, come vedete vengono riportate in entrambe le palette, ma a differenza della Dreamy 1, che era forse una palette più normale, più completa e più da tutti i giorni, la nuova Dreamy 2 contiene all'interno delle tonalità a partire dalla texture ma anche dalle colorazioni appunto un po' meno viste e più particolari, con cui potete creare dei look super sexy che a me piacciono davvero tantissimo e la performance di questi ombretti è fantastica. Come vedete io l'ho già utilizzata parecchio in questi giorni e se mi seguite su Instagram avete già visto parecchi look ricreati con questa palette. Devo dire che a me sta dando grandissime soddisfazioni, ragazze, forse perché contiene delle tonalità che mi piacciono particolarmente, ma la smetto di blaterare e vi faccio subito gli swatch. Ed ecco a voi gli swatch della Dreamy 2 di Nabla. Allora, potete vedere che le tonalità contenute all'interno sono sicuramente particolari e molti degli ombretti contenuti hanno all'interno dei glitter o comunque sono ombretti luminosi. Di ombretti matte in realtà nella palette ce ne sono solo 3 e sono il color beigiolino burro, che è Pantheon, questo colore che è un ruggine intenso, quindi un marrone rossastro, che si chiama New Past, e infine questo marroncino medio leggermente caldo che si chiama Déjà Vu. Tutti gli altri colori sono in qualche modo luminosi, quindi o glitterati o perlati o riflessati, che dir si voglia. L'unico che è un po' borderline è il colore più scuro della palette, che è Offline, che visto nella cialdina sembrava un marrone scurissimo e in realtà è un melanzana molto scuro che però se lo sfumate tende a tirare fuori la sua componente violacea. Io ce l'ho su in questo momento nella parte finale dell'occhio e credo che possiate vedere che comunque la componente violacea si nota abbastanza. Uno tra i colori più strabilianti della palette è Libertine, che è lui, ed è questo color oro caldo che sembra, ragazze, metallo fuso. È qualcosa di impressionante già visto nella cialdina, ma swatchato è bellissimo. Io ho solo sfiorato la cialdina e guardate qua, è meraviglioso, davvero meraviglioso, è forse il colore più performante di tutta la palette, bellissimo. Io l'ho applicato nel mio make up nella parte iniziale dell'occhio vicino al dotto lacrimale e già fa un bellissimo effetto secondo me, ma utilizzato a tutta palpebra
è qualcosa di strabiliante, ragazze, bellissimo. Ne approfitto per mostrarvi più da vicino il make up, in cui ho utilizzato praticamente quasi tutti i colori della palette, e il risultato è questo. Che dirvi in merito alla performance di questi ombretti? Allora, utilizzandoli mi sono resa conto che la resa appena applicati è davvero bellissima, ma durante il corso della giornata aspettatevi sicuramente un po' di fallout, di glitter, perché necessariamente lo avrete. Quindi, se volete acquistare questa palette, fate pace con l'idea che a fine giornata qualche glitterino sul vostro viso lo troverete. Certo, se applicate una base per glitter invece di un semplice primer, magari potete un attimino tamponare la situazione, ma un po' di fallout di glitter lo avete sicuramente. L'unico ombretto problematico della palette è lui, che è appunto offline, perché ha una texture un po' differente dagli altri. È come se la cialdina fosse meno pressata rispetto alle altre, e quindi l'ombretto tende a fare parecchio fallout in applicazione, per cui quando lo utilizzate mi raccomando fate la base dopo, perché altrimenti vi ritrovate pezzetti di violaceo in giro per il viso, che non è proprio bellissimo. Ci sono poi alcuni ombretti che sono più indicati per essere utilizzati come top coat piuttosto che come ombretti da soli, e mi riferisco in particolare a REM e a Lucid Dream. Sono due ombretti che vanno un po' stratificati per renderli pieni. Lui è REM e lui è Lucid Dream, che come potete vedere in realtà è un colorino abbastanza riflessato, che però messo da solo non rende al meglio, vedete? Già visto così rende di più, ma se lo andate tanto tanto a sfumare, quello che vi rimane, vedete, non ha una base colore ma più che altro un riflesso, quindi sulla palpebra vi rimane giusto appunto un riflesso, per cui a me piace utilizzare questo ombretto come top coat sopra altri ombretti per modificarne un po' la tonalità. Sulla durata in termini di intensità di make up posso dire che è paragonabile a tutte le altre palette Nabla che ho avuto finora, e cioè gli ombretti mi restano intatti fino ad un certo punto, poi tendono un pochino a perdere di intensità, e a fine serata non posso dire che il make up sia perfettamente identico a come l'ho applicato, ma su di me qualsiasi ombretto Nabla ha sempre fatto questo tipo di lavoro, per cui la qualità è la solita Nabla che conosciamo già. Altre due cialdine che io amo particolarmente perché hanno quella texture un po' particolare, al limite quasi dell'ombretto cremoso, è lui che è Amarcord e lui che è Hidden Place. Sono due colori molto molto belli e super riflessati, e tra l'altro molto belli perché hanno tante tante sfaccettature. Io li utilizzo principalmente al centro della palpebra per dare appunto un tocco di luce, ma Hidden Place mi piace utilizzarlo anche come ombretto protagonista del make up. Vi chiederete perché vi sto facendo ancora altri swatch nonostante ve li abbia già mostrati, ma è per dimostrarvi che quando swatcho le palette faccio una semplice passata per ottenere il colore che vedete di solito nei miei video sulla mia mano, e che quindi sono degli swatch più che veritieri, ve li faccio in diretta in modo che possiate vedere la quantità di prodotto che prelevo e il modo appunto in cui li swatcho. Per concludere la review in maniera più completa possibile, vi ho messo a paragone gli ombretti della Dreamy 1 con gli ombretti della Dreamy 2, che sono appunto più simili tra loro, e vi ho swatchato lui che è Byzantine della Dreamy 1 con Libertine della Dreamy 2, mentre quassù vi ho messo al centro Mirabilia, che è appunto uno dei colori della Dreamy 2, paragonato con Delirium e Inception, che erano invece due ombretti della Dreamy 1. Come vedete non ci sono colorazioni uguali, gli unici due che si somigliano forse un po' di più sono loro, ma comunque c'è differenza di texture anche di colore di resa. Ho fatto anche lo swatch di un altro colore simile tra le due palette, che è Immaculate, che era della Dreamy 1, e appunto Lucid Dream. Come vedete anche qui non c'è corrispondenza, perché Immaculate aveva una base colore molto più presente, mentre qui parliamo semplicemente di glitter, di perle e di riflessi. Ultimo confronto che ho trovato, e stavolta è davvero l'ultimo, è tra Metal Cupid della Dreamy 1 e Amarcord della Dreamy 2, e anche qui come vedete le colorazioni non sono uguali e anche la texture è differente, perché Amarcord è
decisamente più sheer, se vogliamo, e più luminoso. Non c'è niente di uguale tra le due palette, ma credo sia normale che sia così. Ve le rimostro ancora una volta vicine, ecco. Sono due palette, secondo me, profondamente diverse e seppur ispirate dallo stesso tema, però appunto molto molto differenti tra loro. Quindi il mio giudizio definitivo su questa palette è assolutamente positivo, sono felice di averla presa, oltretutto l'ho acquistata in sconto da Sephora in occasione del lancio e adesso in questi giorni la trovate in sconto con il Black Friday, quindi se vi interessa mi raccomando non lasciatevela scappare. È sicuramente una palette particolare, magari non ha ombretti per un utilizzo quotidiano, ma se appunto volete una palette con delle tonalità un po' differenti dal solito, soprattutto con texture resa sugli occhi un po' diversa dai soliti ombretti che utilizzate quotidianamente, io vi consiglio di dare una chance a questa palette. Vi ripeto che l'unico inconveniente che dovete tenere in conto è appunto il fallout di glitter. In generale gli ombretti non sono particolarmente polverosi in applicazione, a parte appunto offline, non mi ricordo mai il nome, quindi non è difficoltoso utilizzarla. Alcuni ombretti vanno sicuramente stratificati, però la resa sull'occhio a me piace tantissimo, i make-up che potete creare sono appunto molto molto particolari, quindi io onestamente mi sento di consigliarvela. Ok, con questo credo di avervi detto tutto su questa nuova uscita di Nabla. Nei prossimi giorni vi farò l'aggiornamento con l'altra parte della collezione che ho acquistato e quindi con i rossetti e tutto il resto, quindi ci riaggiorniamo. Magari se riesco in quell'occasione vi farò anche un make up con la palette Dreamy 2, vediamo, non vi prometto niente ma ci sono buone possibilità. Io come al solito vi ringrazio per aver seguito anche questo video, a questo punto aspetto i vostri commenti qua sotto, mi raccomando fatemi sapere che cosa pensate del video, della palette, insomma scambiamoci opinioni che è sempre molto molto utile. Vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e a seguirmi anche su Instagram. Io come al solito vi mando un mega bacione e sempre se vi va ci vediamo presto al prossimo video, ciao.